Bentrovati da Sport Today, in primo piano il tennis, perché alla vittoria di Berrettini del pomeriggio ha risposto Sinner, ancora vincente, partita che è terminata davvero da poco. Oggi era la giornata di Italia contro Argentina, ma c'è per noi all'Unipol Arena di Casalecchio il nostro Luca Pinkerle che ci racconta questa giornata assolutamente ricca di emozioni. Luca, buonasera, bentrovato. Sì, buonasera a tutti, ciao Sabrina dall'Unipol Arena, dove le persone stanno lasciando l'arena di gioco dopo la vittoria di Sinner per 2-7-1 contro Cerundolo. È stata una partita infinita che si è aggiunta alla vittoria di questo primo pomeriggio di Berrettini su Baez. Due sfide altamente proibitive per gli italiani, perché comunque gli argentini erano molto avanti nel ranking ATP, parliamo di un numero 37 come Baez, un numero 27 come Cerundolo, e in una giornata in cui non è stato schierato Schwartzman. Due vittorie molto convincenti, perché Berrettini ha vinto per 2-0, 6-2, 6-3 contro un avversario di grande valore, non concedendo mai una palla break. Questo significa che il giocatore italiano di Roma non è mai andato in difficoltà contro l'avversario argentino. Un Berrettini che ha anche preso più ritmo e intensità rispetto alla prima giornata, in cui era andato un po' più in difficoltà contro Cioric, comunque avversario ostico e di grande livello. È un Berrettini che ha dunque infiammato quest'Unipol Arena con il tutto esaurito, più di 8.000 persone presenti, e sarà così anche domenica, perché i biglietti sono volati via in un attimo per le partite dell'Italia, mentre la capienza è chiaramente più... Le persone che hanno acquistato i biglietti sono certamente di meno invece per le giornate in cui non è presente l'Italia, con Croazia, Svezia e Argentina all'interno del girone. L'Italia è comunque avanti per 5-0 senza mai perdere una partita, soltanto 2 set persi, uno abbastanza fragoroso di Sinner, 1-6 contro Cerundolo nella giornata di oggi, mentre Berrettini aveva perso un set mercoledì contro Ciori. C'è un'Italia che convince, perché anche nel doppio Fognini e Bolelli mercoledì contro la Croazia, contro una coppia collaudatissima e fortissima contro come Metkic e Pavic, hanno vinto dando anche spettacolo, e questa sera contro Gonzalez e Ceballos ci si aspetta un bis di un'Italia che vuole arrivare subito sul 6-0 per cercare di accumulare più punti possibile, per ovviamente archiviare quanto prima il passaggio del turno ai quarti di finale per Malaga. Si giocheranno dai quarti alla finale dal 21 al 27 di settembre. L'Italia, anche per quanto riguarda i pronostici, sembra una delle squadre favorite. Queste prime 5 gare per ora ce l'hanno piuttosto confermato, visto che il ruolino di marcia è di 5-0 in favore dell'Italia, e ci si aspetta altre vittorie anche questa domenica contro una Svezia che ha giocatori sì pericolosi come i fratelli Imer, ma chiaramente di livello ATP più basso. Quindi un'Italia che vuole stupire, anche trasportata dal fattore casa, tanti tifosi che stanno assistendo, tanti canti, tanti cori per Berrettini e Sinner, che sono comunque i due giocatori meglio posizionati nella classifica del ranking. Parliamo di un numero 15 come Berrettini, un numero 11 come Sinner, quindi è chiaro che il favore del campo di casa ha aiutato tanto anche psicologicamente i due ragazzi. Sinner, che anche a livello atletico e fisico ha dato buone risposte, perché in settimana aveva avuto problemi alla caviglia, questa volta un match che è durato quasi 2 ore e mezza e non ha dato problemi fisici al altoatesino, e quindi solo risposte positive dalla giornata di oggi e da quella di mercoledì, con un'Italia che vuole continuare a far sognare, perché il grande tennis è ritornato a Bologna e l'entusiasmo si sente e si vede anche alle mie spalle. Ecco Luca, proprio un flash prima di passare al calcio, ma all'indomani insomma del ritiro di Federer, visto che tu sei proprio dove c'è il cuore del tennis, come hai ricordato, è stato ricordato in qualche modo, è un argomento che viene dibattuto lì?
Allora, ci sono stati tanti striscioni con scritto ti amo Roger, grazie Roger, ovviamente, perché questa insieme a quella di ieri per il tennis è stata una giornata particolarissima in cui un campione ha annunciato il proprio ritiro, sarà la Laver Cup, l'ultimo appuntamento a Londra di Federer per la sua gloriosa carriera, lo ha ricordato sì Berrettini in conferenza stampa tessendo le lodi del campione dicendo addirittura è stato il mio idolo da quando ero piccolo, guardavo le sue partite e mi ispiravo a lui, ha raccontato anche diversi aneddoti di quando si sono incontrati, di quando si sono scaldati prima di alcune finali per ricordare l'umiltà, la tranquillità di un campione come Roger Federer. Tra poco ci sarà anche la conferenza stampa di Jannik Sinner, molto probabilmente verrà ricordato anche da lui, c'è stata una bella foto sul Twitter di Sinner che ha immortalato sia lui che con il campione svizzero. È chiaro che questa sia una giornata così particolare per il tennis, tante dediche sono arrivate non soltanto da Bologna ma tutto dal mondo, da tutto il mondo del tennis e non solo, perché Federer chiaramente è un idolo a livello globale. Immaginiamo. Grazie Luca, buon lavoro per stasera e i prossimi giorni, perché appunto si arriverà domenica. Grazie intanto al nostro Luca Pinkerlein, diretta come vedete dall'Unipol Arena di Casalecchio. Salutiamo anche i fan dietro alle sue spalle che si sono messi in mostra. E allora parliamo adesso di calcio, perché domani sarà la prima partita del Bologna con Thiago Motta in panchina. Allora, pochi giorni dalla conferenza di presentazione, oggi è tornato a parlare il nuovo tecnico del Bologna, questa volta un po' più nello specifico sul match di domani e in particolare sul ruolo di alcuni giocatori, soprattutto diciamo quelli considerati un po' i senatori, Medel, Arnautovic. Sentiamo cosa ha detto. È normale che con un cambio esista qualcosa di diverso, non ho idea nemmeno di stravolgere nella prima settimana le cose ben fatte che sono tante nel passato, e a livello umano cerco di mantenere la calma, la tranquillità, anche se per momenti e tratti non è così scontata, perché è una nuova avventura, una bellissima avventura, e sono contentissimo di iniziarla. Allora mi lascio andare e provare tutte le sensazioni possibili, perché alla fine è per questo che facciamo questo lavoro. Voglio vedere l'entusiasmo, voglio vedere una squadra che vuole giocare a calcio, voglio vedere una squadra che corre, voglio vedere una squadra che pressa l'avversario, voglio vedere una squadra che gioca insieme, tanto in attacco come in difesa. Sono tutte le cose che vorrei vedere, perché alla fine i protagonisti sono loro e è giusto che sia così, e sono convinto che insieme faremo una bellissima partita. Possiamo migliorare sempre, però faccio più attenzione alle cose fatte bene, e le cose fatte meno bene ne parleremo sempre all'interno del gruppo per, come hai detto, cercare di migliorare. Gary è un giocatore polivalente, esperto, tante partite fatte ad altissimo livello. E io conto su tutti e lui è uno in più. Non è vero, non la penso io, che le gerarchie o il tratto con il giocatore è tutto uguale a tutti, non la vedo così, però è vero che poi dentro al campo è lì che si parla, è lì che ognuno guadagna il suo posto dando il suo massimo, dando quello che ha dentro per il bene della squadra. E Gary, ripeto, lo vedo molto bene e spero che continui così. Su Gary e Marco non sono io che lo devo dire, è la carriera loro che dimostra e parla per se stesso, sono i dati, sono le partite che hanno fatto fino ad oggi. La cosa importante è che noi pensiamo sempre al presente. E il presente dei due giocatori, Marco sta facendo un inizio di campionato strepitoso e lo deve continuare, e Gary è la stessa cosa.
E allora, come giocherà domani il Bologna di Thiago Motta? Come avete sentito, non vuole stravolgere, quindi molto probabilmente la difesa a 4, quella provata in settimana, vedete, con Lucumi e Posch centrali soprattutto, e esterni ovviamente ci sono scelte per i terzini, Lico Giannis, De Silvestri per stare sull'esperienza, o Cambiaso Casius se si vuole invece la freschezza, ma soprattutto il dubbio è se Medel può essere spostato, come ci sta pensando Thiago Motta, davanti alla difesa, e quindi si giocherebbe il posto con Skouten. Nel caso in cui decidesse di giocare a 4 dietro, quelli sarebbero i ballottaggi, anche perché poi in mezzo al campo immaginiamo Dominguez e Soriano, Arnautovic, Barrov là davanti, anche perché è la coppia che ha portato anche i gol contro la Fiorentina. Scopriremo domani le idee di Thiago Motta, noi saremo in onda a partire dalle ore 14 con Solo Calcio per seguire tutta la giornata del Bologna, ma andiamo a sentire anche sulla sponda Empoli le parole di Zanetti. Andrà a Bologna è una partita difficile a prescindere da chi c'è in panchina, lo sarebbe stato anche se c'era Mihajlovic e ora lo sarà anche con Thiago Motta, quindi chiaramente ci si aspetta una partita difficile, soprattutto particolare, perché chiaramente dal punto di vista tattico è qualche incognita ce l'abbiamo, nel senso che potrebbe anche cambiare qualcosa dal punto di vista dell'assetto, quando si cambia allenatori e magari l'allenatore nuovo vuole portare la sua idea, insomma, quindi abbiamo lavorato molto su noi stessi e meno sugli avversari rispetto ad altre volte. Questo è un po' quello che il cambio di allenatore ti mette un po', diciamo, di diverso rispetto alle altre partite. Dall'altra parte c'è l'Empoli, noi ragioniamo per noi stessi come abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto anche con la Roma, lo facciamo anche contro il Bologna, rispettando sempre tutti e tenendo altissimo il livello di attenzione, perché il Bologna è una squadra con dei singoli straordinari che può far male, sa far male, è una squadra costruita per fare campionati importanti, quindi è normale che la nostra dose di umiltà deve essere sempre al massimo. Dall'altra parte però voglio continuare sull'aspetto, sulla nostra crescita, guardando in casa nostra. E allora, in chiusura, ricordiamo che di fatto sono tutti convocati, solo Sansone ancora alle prese con problemi muscolari, tutta settimana si è allenato a parte, sono invece rientrati e stanno bene Orsolini, Dominguez e soprattutto Arnautovic già da un paio di giorni, e quindi scopriremo domani l'11 che ha in mente Thiago Motta. Per ora è davvero tutto, grazie per averci seguito, buona serata.